Voi italiani, ammazzavivi! Il bel tempo torna già! Tutti i giorni son festivi! Se vendetta si farà! Son finiti i tempi neri! Chi ha tradito pagherà! Pace ai morti, botte ai vivi! Cosa fatta, capo? L'amplesso fa bene, vivifica le idee, allarga le visioni. Mi sento forte, ho tutti i muscoli del petto che mi tirano, le membra pronte allo scatto. Certo, certo, ho mancato molto verso mia moglie, ma con tutte le occasioni che ho avuto e la vita che ho sempre condotto, come potevo seguire una linea diritta? Mi sono svegliato e avevo in testa Primo Carnera. E continuavo a ripetermelo, Primo Carnera, Primo Carnera, Primo Carnera. E mi domandavo anche voi, boh, cosa ci fa Primo Carnera nella mia testa? Poi ho capito. Vi interessa sapere perché avevo Primo Carnera nella testa? Oh, certo, tesoro. Perché pensavi a Primo Carnera? Perché Primo Carnera, quando è diventato campione, ha dedicato questa vittoria a due persone, a sua madre e a Duce. E il Duce lo ha invitato ad affacciarsi dal balcone di Piazza Venezia, indossando l'uniforme della milizia fascista. Ve lo ricordate, sì? Sì, io me lo ricordo, papà! Non credo proprio, mio caro. Avevi circa un anno. Comunque, non ha importanza, quello che voglio spiegarvi è che se mi sono svegliato pensando a Primo Carnera è perché proprio oggi che si è costituita la Repubblica Sociale Italiana, io pensavo al Duce che sconfigge i suoi avversari e diventa campione come Primo Carnera. Al Duce io pensavo. E anche noi, che oggi abbiamo trovato il nostro nuovo appartamento, abbiamo vinto anche noi. È chiaro adesso? Oh beh, certo, tesoro. Ah. Hai proprio ragione. Sono veramente contento, sai, cara, arci contento del nostro nuovo appartamento. È bellissimo. Sono sicura che qui staremo benissimo e per molto tempo, spero. A proposito, come sta il nostro volatile? Alo fetale! Alo fetale! Primo Carnera! Primo Carnera! Uomo più forte del mondo! Uomo più forte del mondo! Tesoro, sono riflessioni molto profonde, ma ti prego, non parliamo di morti, almeno non davanti al bambino. A me non fanno impressione i morti, io li ho visti i morti. Ma certo, li vediamo tutti ogni giorno, purtroppo, tesoro, ma non è vero che non ti fanno impressione, perché l'altra notte, dopo che abbiamo visto i morti in strada, hai bagnato il letto. Non è vero! Ma certo che è vero, lo sai anche tu. Tu queste cose non le devi dire, tu queste cose non le devi dire davanti a quella! Ma lo sa anche lei, tesoro, è lei che ti ha lavato la lenzuola.
Quella cosa che ha bagnato il letto, lo sai cos'era, Rosetta? A me non mi importa, signorino, io neanche me lo ricordo più. Quella cosa era la cedrata del cavalier Tassoni. L'avevo bevuta nel mio letto e l'ho rovesciata sulle lenzuola. La cedrata del cavalier Tassoni, certo. E la sede degli stabilimenti del cavalier Tassoni si trovano a Salò. Lasciatemi aprire una parentesi sulla conformazione della mia capigliatura. Due masse pilifere poste all'altezza delle ossa parietali e bizzarre al punto da risultare il mio tratto somatico più caratteristico. Quanto al resto della mia superficie cranica, essa è completamente calva e proprio ragionando su questo punto va subito detto che la calvizie, parziale o totale che sia, conferisce al cranio umano quell'aspetto falloide che è proprio nel suo massimo esempio del nostro duce. Senti Rosetta, una volta ho visto un mucchio di morti, tanti, uno sopra l'altro, e c'erano tutte le mosche intorno e li ho visti, capito? Li ho guardati bene e la sera non ho bagnato il letto. Voi siete molto furbo, signorino. A me invece i morti fanno paura. A me no, è vero, sono coraggioso. E la vuoi sapere un'altra cosa, Rosetta? Oh, sentite pure, signorino. Mi stanno crescendo i peli sul pube. Oh, complimenti, signorino, siete davvero bravo. Io adesso però ho un sacco di cose da fare. Nostro figlio non è più un bambino. Ormai è grande e bisogna che anche lui, come tutti i grandi, inizi a bere il suo caffè. Rosetta, servi anche mio figlio. Bevo il caffè, Rosetta. Da domani dovrai portarmi il caffè nella mia stanza, Rosetta. Al mattino dovrai portarmelo nella mia stanza. Versagliene poco, Rosetta, se no poi non dorme. Adorata moglie, nostro figlio ormai è adulto. Dobbiamo abituarci all'idea. Ed è giusto che abbia pensieri da adulto, che si preoccupi per il suo futuro e che magari si trovi anche una fidanzata. Figuriamoci, una fidanzata. Mamma! Non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Mamma, non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Ora sono cresciuta e sento un fremito nel cuore che, oh mamma, è segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia il cuore come un languido tormento. È una nuova fiamma che a morire è destinata. Se, oh mamma, non avrò la fidanzata. Com'è morire fucilati? Ti sparano e muori. Sì, ma è il momento prima, quando stanno per spararti, quando sai che stai per morire. È vero che in quel momento una persona rivede tutta la sua vita? No, tutta la vita no. Oh, Dio! Che ci fai qui? Non riesci a dormire? Dov'è papà? Sta evacuando. Ma cosa c'è? Non lo dici a papà, vero? Ti prego, non dirglielo. Proprio oggi che mi ha lasciato bere il caffè. Ma cosa? Promettimi che non glielo dici. Va bene, prometto. Ho versato nel letto la cedrata Tassoni. Ancora? Ma non lo facevo da un sacco di giorni! Sì, è vero. Ma cos'è stato? Qualche brutto sogno? I morti. No! 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 Che succede? No! Le tubature sono ostruite! Quando ho tirato lo scarico è venuto fuori tutto una... Cosa ci fa qui il nostro figlio? Era venuto a darmi la buonanotte. Sia chiaro che non intendo rimanere 24 ore di più in una casa in cui non funziona lo scarico. Cielo, questo vuol dire che dobbiamo cambiare di nuovo appartamento. Non vedo altra soluzione, cara. Già da domani? Sì, da domani, anzi no, subito, adesso. No! Nostro signore doveva farci diversamente, non doveva farci de budella, doveva crearci facendoci vivere d'aria, oppure in modo che il cibo venisse assorbito senza bisogno di espellerlo. Per me, Ben, tu sei infinitamente di più di un tubo digerente. Quando ti chini su di me è come se il sole si curvasse per scaldarmi, come se tutte le stelle si riunissero in un manto di splendore per chiudermi in un cerchio magico di sogno. Ma sono parole bellissime, Claretta, però penso che dovrei mangiare meno verdura. Con meno verdura non andrei al gabinetto tutti i giorni. Faccio dei sogni e mi succede.
Dici che è normale? Oh sì, è normalissimo, è la natura. E tu che sei nata in campagna sai molte cose sulla natura. Ma cosa volete? Un sacco di cose. Io so qualche cosa, ma mica tante. E per esempio? Ah sì, so fare il burro con il latte inacidito. E come si fa? Niente, si prende così, la bottiglia del latte la si agita. No, vedete, non me lo ricordo più. E allora cerco di trattenermi, di distrarmi, cerco di pensare ad altro. Allora penso alla guerra, ai morti, ai fucilati. Certe volte mi sento persino il duce. Credo nel sommo duce, che creatore delle camicie nere. Credo nelle savie leggi, la comunione delle persone, la remissione delle pene, la risurrezione dell'Italia, la forza eterna. È così. Sì, 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 È ormai chiaro a tutti che sto attraversando quel periodo di vita chiamato pubertà, che traghetta l'individuo dall'infanzia all'età adulta. La campagna, ci sono stato poco, ma mi ha insegnato molte cose, sì. Vedi, cara, ero un ragazzo, avrò avuto circa 8 anni. E mio zio aveva delle gabbie in cui vi teneva i conigli. Ti piacciono i conigli? Oh, sì, signore. Oh, anche a me, tantissimo. Mi piaceva da impazzire dargli da mangiare. Li nutrivo coi fiori di trifoglio. Stavo lì per ore a guardarli mangiare mentre muovevano in quel modo buffo il naso. Un giorno mio zio apre la gabbia e tira fuori un coniglio e mi chiama e dice: vieni, ti faccio vedere una cosa. Io vado, mio zio prende il coniglio per le zampe posteriori, il coniglio si agita, si dibatte tutto. Allora mio zio fa uno scabello, ci si mette a sedere e, sempre tenendo il coniglio per le zampe posteriori, alza l'altra mano e lo colpisce all'altezza delle vertebre cervicali. Lo colpisce una volta, due volte, e il coniglio si dibatte, ha un sussulto, e poi muore. Povera bestia. Nemmeno pensarlo di tradire la madre di mio figlio, Rosetta. Ah! Rosetta. Non ho ancora lavato il pavimento. Hai il mio permesso, te l'ho detto. Rosetta, fermati, non parlare, Rosetta. Rosetta, adesso i miei ricordi stanno salendo veloci, sai? Il trifoglio, il coniglio, la gabbia, la stalla, lo zio, la zia. Oddio, Rosetta, il mio cervello mi dice parole che non conoscono. Mi dice stallatico, ferma le parole che non conosco, Rosetta. Stringi i miei capelli, afferrali. I vostri capelli, sì, signore? Sì, stringili, Rosetta, afferrali. Ferma le parole che non conosco. Ferma le mie parole, ferma le parole del cervello che non conosco. Stringili, con l'amore, Rosetta, ma non tirarli, perché se no mi fai male. Stringili, ma non tirarli, che se no mi fai male. Mi fai male, mi fai male. Male! Sei morta, vero? Sì, ma non ho parlato. Cosa vuol dire? Mi hanno torturato per farmi dire dove si nascondevano i miei compagni partigiani. Ma per fortuna sono morta per le torture. E adesso loro non sanno dove si nascondono i miei compagni. Non sapevo che anche le donne potessero fare le partigiane. Invece sì. Sono in tante. Ero innamorata di un mio compagno partigiano e lui era innamorato di me. Facevamo l'amore e ci dicevamo che appena finita la guerra ci saremmo sposati. Com'è morire torturati? Che succede, cara? C'è qualcosa di letto! Mamma! Oh, amore, che spavento! Ma spiegati meglio, tesoro, cosa c'è sotto al letto? Un uomo! Un uomo? No! Un partigiano, credo! Rosetta! Passami la scopa! Vieni fuori! Vieni fuori! Vieni. Cosa ci facevi sotto il letto? Basta, per pietà, mi ero nascosto! Signora, ce lo dica lei a suo marito, che non do nessun fastidio.
mangio gli insetti, i ragni e non c'ho mica bisogno di tanto lì sotto, che tanto non mi muovo mai. E alla fine del giorno, signora, ti sento. Te e tuo marito, che vi coricate sul materasso, e te, signora, hai un buon odore. E io la notte sto dalla parte del tuo buon odore. E al mattino vedo i tuoi piedi. Fino adesso avevo visto soltanto i tuoi piedi, la tua faccia non l'avevo mai vista. Adesso la vedo ed è bella. Capite che cosa vuol dire? Non riesco nemmeno a immaginarmelo. E invece devi, mia cara. Dobbiamo immaginarselo tutti. E prendere qualche provvedimento. Ma quale provvedimento, tesoro? Davvero non riesci a immaginarlo, cara? Ho capito. Rosetta, inizia a fare le valigie. Le valigie, signora? Sì, le valigie! Ma perché? Perché traslochiamo, stupida contadina! Non l'hai capito? Sentivo di poterla trascinare, sentivo qualcosa di diverso, di straordinario in me. Ero un selvaggio. Uscivo la mattina alle 8, tornavo la sera alle 10 e andavo via a scalzo, con il bisogno di sfogare la mia forza. Gli uomini straordinari si riconoscono fin dalla più tenera età. Ben. Avevo un compagno di giochi che mi calmava sempre e mi diceva: attento Benito, vacci piano coi sassi, non tirarli così forte che prima o poi ti accapperanno. Lo so che un giorno o l'altro dovrò morire, Claretta. Non voglio sentirti fare questi discorsi, non voglio nemmeno pensarci. Aveva ragione quel partigiano sotto il letto, sai? Io e mio marito non facciamo più l'amore perché ogni volta che sta per succedere mi viene un terribile mal di testa. Non capisco, non ho sentito. Ho detto che vi capisco, signora. Ah, allora sento che mi puoi aiutare. Cosa posso fare io? Puoi fare molto più di quello che credi, Rosetta. E non mi fraintendere, eh? A me non piacciono le donne. È per questo che lo chiedo a te, perché tu per me non sei una donna, sei la mia Rosetta. Ho una tale confidenza con te che mi sembrerebbe di farlo da sola. Ma, signora, cosa volete che faccia? Vieni qui, Rosetta. Metti la testa sotto la mia gonna. Ti paghiamo, Rosetta, e in tempo di guerra non è facile lavorare. Brava, Rosetta, e tanta grazia, Rosetta. Se penso a quando ti abbiamo conosciuto, Rosetta, una timida ragazza di campagna, la guerra che stava per iniziare, una timida ragazza di campagna che non aveva mai visto città. Rosetta, oh, io care vacche, l'economia della patria non potrà resistere senza le vacche, il popolo italiano non potrà mai fare a meno delle sue. Non avevamo le vacche, solo le gambe.
Non è certo il caso di ribadire che soffro di emicrania. E più precisamente di emicrania con aura. Dalla parola aura deriva il termine aureola e l'emicrania è anche detta cerchio alla testa. Ma cos'è l'aureola se non appunto un cerchio alla testa? Voglio un amore doloroso, lento. Che lento sia, come una lenta morte. E senza fine. Voglio che più forte sia della morte e senza mutamento. Taci, ti prego! Che più forte sia della morte, che più forte sia della morte e senza mutamento, e senza mutamento. Taci! Che più forte sia della morte. Uomo più forte del mondo. Stai zitta, bestiaccia. Alo fecale, alo fecale. Lenta morte! Taci! E se hai visto qualcosa e ti azzardi a dirlo, ti tiro il collo! Mi sono tolto dalla finestra! Lo spiavo senza farmi vedere, ma così non vedevo nulla. E quando sono tornato davanti alla finestra, anche lui! Era davanti alla finestra! Oh, certo. Ho cominciato a correre da una finestra all'altra! Da una finestra all'altra! Sono andato alla prima finestra e lui era già lì, alla prima finestra! Allora sono corso alla seconda finestra e lui era già lì, alla seconda finestra, sempre così di seguito, da una finestra all'altra, da una finestra all'altra, da una finestra all'altra, da una finestra all'altra. Basta, ti prego! E alla fine ho preso questo e mi sono messo a guardarlo e ho visto che anche lui guardava me con un binocolo. Siamo rimasti così, per ore, a fissarci, finché uno dei due non se ne andasse dalla finestra. Avevano messo che si sarebbero battuti insieme ai fascisti, invece ora i tedeschi si sentì e l'hanno solo. Gli italiani faranno un sorriso di gioia e diranno: ah, finalmente possiamo fare il comodo nostro, metterci a sedere con le braghe in mano, tornare alle chiacchiere da caffè, dormire, ritornare a essere uomini senza dignità né ideali. Lo conosco bene questo popolo che è ancora servo. Questa gente infida e falsa. Questi arricchiti. Voglio che tu abbia fede, che tu non pensi alle cose cattive. Continuiamo a sperare e se sembra che non ci sia più speranza, cominciamo a sognare. Oh, sognare. Fiori di ginestre nei campi assolati, farfalle dai colori strani, calici colorati. Tu sei la mia vita. Se tu mi ami, io ti amo come tu mi ami. Qualunque cosa accada, io per te sarò sempre lo stesso. Qualunque cosa dovesse accadere, io ti amo e ti amerò. Nessuno potrà allontanarmi da te. La dittatura è finita! L'Italia è libera! Dobbiamo festeggiare tutti insieme! Ignorante contadina, non si può certo pretendere che capisca quel che sta accadendo al paese. L'importante è che lo capiamo noi, che sappiamo
che la Repubblica Sociale ha le ore contate, arci contate, che gli americani stanno per entrare a Milano e che la liberazione, cara, è vicina. Tesoro, vuoi dire che la guerra è finita? Amore, ti garantisco che è questione di giorni, settimane, e poi tutto questo sarà finito. E di tutti questi morti ci dimenticheremo in fretta. Scompariranno come è scomparso il santuario della Madonna di Loreto. E questa resterà solo una grande piazza di Milano. La città piena di fantasmi. Gli uomini camminano senza rumore. Usciamo, mastichiamo la neve. Tesoro, ti prego, fallo tacere. Gli uomini camminano senza rumore. Usciamo, mastichiamo la nebbia. La città piena. Non lo sopporto più. Nessuno lo sopporta più, ma non c'è verso di farlo stare zitto, cara. E me lo potete spiegare com'è essere ammazzati da morto? Essere ammazzato da morto com'è? È un dolore così strano, un dolore senza sofferenza, perché tu ormai sei solo il ricordo di te stesso, e allora è un po' come vedere gettata via una foto, un istante di vita che non c'è più, ma rivive ogni volta che la guardi. Claretta, moglie mia, non è meravigliosa in fondo questa nostra luna di miele a testa in giù? Non è straordinario che tutto sia improvvisamente rovesciato e che abbassando gli occhi possiamo guardare il cielo? Guardalo il mascellone! Guardala la sconcia bestia! Sì, bravi, bravi, scalciatelo! Spaccategli il testone al predappio merde, alla sua troia! E non lo fai più il discorso? Non parli più adesso? Affacciati al balcone! Affacciati al balcone! Oh, oh, adorata moglie! Figlio, andate anche voi alla festa del bue squartato. Brava mogliettina, spacca il testone, tagli col tacco, sfregia l'arci sgualdrina, ematoma e pistassa lacera. Cosa fa? Cosa fa quella lurida sgualdrina? Cosa fa? Quella scrofa contadina cosa fa? Cosa fa? Là fuori! Si è celebrata una festa gioiosa alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini che vogliono un mondo più libero, più democratico! Non dice niente! E allora te lo dico io che cosa hai fatto, Rosetta. Hai fissato con una spilla la gonna dell'amante del divano. L'hai presa e fissata con una spilla. Sì, è vero. Bene, lo ammetti. E perché l'hai fatto? Perché quella signora... Signora, la chiamo signora. Lascia andare avanti, cara. Allora, Rosetta? Perché quella donna non aveva niente sotto e si vedeva tutta... Tutta? Tutta la natura. La natura, Rosetta? Ma quale natura? La natura animale, vegetale, minerale? La natura naturale, la natura naturante, la natura snaturata, la natura spirituale, la natura di ogni cosa? Quale natura, Rosetta? La natura, signore, quello che c'è in mezzo alle gambe. Ah, ecco. Quella natura. Rosetta, tu dunque ci stai dicendo che sei fascista? No! In questa casa nessuno è fascista! Non posso tenerti alle mie dipendenze. Il paese sta cambiando, la sua forma di governo sta cambiando e anch'io ho l'obbligo di adeguarmi a questo cambiamento. Sei licenziata, Rosetta? Signore, ma cosa dite? Ma solo perché ho messo la spilla a quella gonna, ma cosa c'è di male? E poi scusate, io ho fatto un sacco di cose per voi. Se la ricorda la minestra che ho fatto l'altra sera? Voi avevate detto che era buona, anzi, arci buona. Sei licenziata, Rosetta? Puoi andare? Vieni.
Rosetta cara, e venite anche voi, miei cari. Abbracciamo la nostra cara Rosetta. Abbracciamola e facciamole sentire che le vogliamo bene e che siamo disposti a perdonarla per la cosa stupida e poco democratica che ha fatto. Allora posso restare, signore? Non mi licenziate più. Sciocchina, come puoi pensare che ti avremmo licenziata? Non lo sai che noi vorremmo licenziarti mille e mille volte fino ai limiti dell'eternità, se l'eternità avesse dei limiti. Grazie, signore. Hai coperto con la gonna quella donna. Io voglio che tu faccia il contrario, Rosetta. Voglio che ti abbassi le mutande e ti alzi la gonna. Oh, signore. Rosetta, mi hai sentito? Bene, Rosetta cara, resta pure così. Sono successe tante cose, sono cambiate tante cose e io ora sono stanco, arci stanco. Il sole è tramontato da un pezzo, dai prati arriva aria umida, fresca. Qualcosa intorno a me mi osserva pensoso. Cos'è? Siamo ancora vivi? Perché? Verso dove? Come? Non è una cosa assurda essere ancora vivi? Perdonatemi, dai, ma è la sera che mi fa fare di queste domande. Perdonatemi se sono triste. Perdonatemi se si è fatta sera.